Qui in live il primo episodio della fantastica campagna degli Zarg, Heart of the Swarm, campagna bellissima che mi sono già finito una volta e proprio per questo volevo portarla anche in live e su YouTube, soprattutto su YouTube, perché in live alle 2:40 di notte non c'è molta gente a poter apprezzare questo capolavoro. Nuova campagna e ci andiamo a vedere il filmato iniziale, fighissimo. Andiamo senza ulteriori indugi con la nuova campagna. Tutto è a posto, tutto in regola, partiamo. Poveri Terran. Quanto sono fighe le ultralische con tutti gli zergling piccolini. Poi sono anche grossi, però in proporzione all'ultralisca sembrano mosche. Cosa è successo alla regina delle lame? Questa scena iniziale pazzesca. Ed eccoci qua. Allora, ci fa anche un'introduzione, un prologo. Con la scomparsa della regina delle lame, lo sciame Zerg è frammentato. Le forze ribelli di Jim Raynor sono riuscite a trasferire Sarah Kerrigan, la regina delle lame, da Char, lasciando il pianeta al generale Warfield e al dominio. Nel frattempo, il potente artefatto Xel Naga è scomparso. In una base segreta del protettorato umoiano, Raynor e il principe Valerian stanno conducendo una serie di test per assicurarsi che il ritorno di Kerrigan al suo lato umano sia completo. Ma il tempo stringe. In tutto il settore, le forze dell'imperatore Mensk danno spietatamente la caccia al nemico più odiato del dominio, cioè noi. Eccolo Raynor. Apri la porta, figliolo. Ordini di Valeria, signore, nessuna visita. Apri la porta.
Campagna Terran che non ho mai finito. Porteremo anche quella, magari è figa come questa. Però io usando gli Zerg ho preso anche quella Zerg. Buongiorno, comandante. Junior. Signori, le procedure del test inizieranno tra 2 minuti. Cercate di sfruttarlo al meglio. È il vostro ultimo test. Lasciateci un minuto. Molto bene. Stasera ce ne andiamo da qui, piccolo. Bene. E poi potremo affrontare Mengsk. Dimentica Mengsk. Dimentica tutto quanto. Pensa soltanto a noi due. Finché Mengsk sarà vivo, non potrà esserci alcun noi due. Ho mosso mari e monti per riaverti, Sara. Non ti lascerò buttare via tutto solo per vendetta. Inizio fase 2 del test. Io non ho rinunciato a te, Sara. Tu non rinunciare a noi. Fase 2 del test avviata. Inizia il test, specie di tutorial, ovviamente. Dobbiamo scoprire quanto mutageno Zerg resta nel tuo organismo. Apprezzo la tua collaborazione, Kerrigan. Di solito tenete le persone collaborative chiuse in una cella di contenimento. Quando sapremo che non c'è pericolo, aprirò io stesso la porta. Ora, puoi espandere la tua mente. Lo percepisci? Un drone? Vuoi davvero che prenda il controllo di una mente Zerg? Hai idea di cosa potrebbe succedere? Tutti i campioni si trovano in un ambiente sicuro. Sì, beh, ce l'ho. Direi. Bene. Ora vedi se riesci a ordinare al drone di mutare in un vivaio. E vivaiamocelo. C'erò altri droni nella sala test. Vedi se riesci a ordinare loro di raccogliere quelle risorse. Li facciamo prendere i minerali. Mi serve un sorvegliante per generare altre creature. Datemi un sorvegliante. Un sorvegliante non dovrebbe essere un problema. Eccolo qui. Eccellente. Pensavo di fermarmi qui, ma proviamo ad andare avanti. Prova a mutare un drone in una pozza germinale. Addirittura. La pozza germinale permette al vivaio di trasformare le larve in zergling. Ora ci fa fare anche gli zergling. Sta osando. Lo sai che andrà a finire male, vero? Abbiamo un ambiente controllato. È un ambiente controllato. E io ti faccio anche gli zergling. La pozza germinale è completa. Dovresti scendere nella sala testa a esaminarla. La vedo benissimo da quassù, grazie. Credo che per oggi sia tutto, Kerrigan. Ottimo lavoro. Se questo ti sembra un ottimo lavoro, aspetta di vedere il resto. Creerò degli Zergling. Kerrigan, cosa stai facendo? Metto alla prova il tuo ambiente controllato. Ferma! Non ti ho chiesto di creare degli Zergling! È questa la cosa buffa con gli Zerg, Valeria. Fanno quello che vogliono. Non fanno mai ciò che ti aspetti. Interrompete l'esperimento. Inviate i droidi sentinella per epurare le celle di detenzione. Isolate il livello inferiore e attivate l'annientatore. Non deve uscire nulla. Forse se distruggo il tuo ridicolo annientatore, capirai che non puoi controllare gli Zerg. Minerali insufficienti. Gabbia comune. Valerian, sei davvero incauto. Forse libererò anche loro.
Breccia nel contenimento. Esemplari Zerg liberi. Evacuate gli scienziati! Portate tutto il personale fuori da qui! Annientato. Kerrigan, questo non è un gioco. Non lo è mai con i Zerg. Zerg, scappiamo! Maledizione! Evacuate tutto il personale dal livello! Non resta personale nel livello inferiore. È tutto fuori controllo. Porta di contenimento chiusa. Gas difensivo automatico attivato. Quella porta di contenimento non si aprirà finché non avrò distrutto le torrette. La porta è aperta. Ora distruggiamo l'annientatore. Perfetto. Altri Zerg. Beh, ora sono miei. Sufficiente. E ho fatti i sorveglianti. Andiamo prima a annientare. Qua. Invente fuori controllo. Le nostre forze sono Hai dimostrato ciò che volevi, Kerrigan. No, non ancora. Non ancora. Sono ancora nella tua cella di contenimento. Annientatore attivato. Sorveglianti. Zerg a pacchi. Annientatore distrutto. Situazione critica. Gli Zerg hanno invaso il livello inferiore. Sei fortunata che non sia morto nessuno, Kerrigan. La fortuna non c'entra niente. Forse ora comprenderai quanto sono pericolosi gli Zerg. Li rimanderò nelle loro gabbie. Ti ringrazio. Ora se vuoi raggiungermi, aprirò la tua cella. Magari la prossima volta potresti dimostrare qualcosa senza distruggere mezzo complesso. Ho preso tutte e tre, pare non ne avessi fatta una perché è apparsa adesso. Hai combinato un bel casino laggiù, Sara. Inizi a pentirti di avermi salvata? Mai. Ho saputo cosa è successo con il tuo amico Tychus. Mi dispiace. Lui ha fatto la sua scelta, io la mia. Forse dovevi lasciare che mi uccidesse. Ho massacrato milioni di persone. Non eri tu, Sara. Lasciati il passato alle spalle e pensiamo ad andarcene da qui. Mi preparerò e ti raggiungerò qui tra un'ora. D'accordo. Mi sembra giusto. Ciuffetto d'ossa. La mia nave è rifornita e siamo pronti a partire. Sto venendo da te.
Per questo primo episodio introduttivo direi che è tutto. Ci ho fatto un po' capire gli Zerg un po' quello che fanno, un po' chi è Kerrigan. Di conseguenza vi invito a lasciare, se state guardando su YouTube questo video, un bel like e iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti. Detto questo, non aggiungo altro, non mi dilungo ulteriormente, quindi ci becchiamo nel prossimo video.